si chiama New York Canta ed è arrivato già alla 10ª edizione il Festival della Musica Italiana a New York, in programma il prossimo 10 settembre nel Master Theater Millennium di Brooklyn. Una kermesse dedicata all'Italian Sound oltreoceano, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha deciso di inserirla nel programma ufficiale degli eventi italiani nel mondo. Il festival è organizzato dall'Associazione Culturale Italiana di New York e mette in gara giovani artisti provenienti dall'Italia e dal mondo che si esibiscono inediti rigorosamente in italiano. E non mancano i nomi della tradizione canora del bel paese, come ci racconta con entusiasmo Tony Di Piazza. Il formato del festival cerca di imitare quello di Sanremo, però è molto importante per noi dare ai giovani l'opportunità di mettersi a confronto non solo a quelli dell'Italia, sperando anche di aprirci le porte tramite i concorrenti dall'Italia, tramite non so, anche diciamo gli ospiti che vengono dall'Italia per venire qui e conoscere la realtà italo-americana. Quest'anno l'ospite principale sarà Riccardo Fogli, storico dei Pooh, un altro storico Gianni Nazzaro che presenterà il festival. Avremo anche come ospite Sal The Voice Valentinetti, che è uno che imita quasi alla perfezione Frank Sinatra, che è arrivato in finale anche ad America's Got Talent. Naturalmente avremo i storici locali che anche funzionano come orchestra del festival, Angelo Venuto and The Voices. E anche storicamente abbiamo sempre degli ospiti della soap più famosa del mondo, italiana naturalmente, di Un Posto al Sole. Obiettivo del festival: valorizzare e tener vivo lo spirito italiano attraverso il linguaggio universale della musica. I miei figli parlano l'italiano abbastanza bene, però è una delle cose che naturalmente come comunità ancora si combatte per mantenere viva la lingua italiana, si combatte tramite le scuole, tramite la famiglia, però è un lavoro difficile che naturalmente col tempo sembra che si perde, però noi facciamo il nostro meglio per mantenerla viva nel meglio delle nostre possibilità. Il lavoro più duro forse è proprio questo, è quello di tramandare ai figli i nostri sentimenti, e quello non è facile, perché oramai anche i nostri figli crescono nel sistema americano, amano l'Italia, sono attaccati all'Italia, però non hanno quella passione che naturalmente abbiamo noi. Però facciamo il nostro meglio che possiamo di mantenere viva questa italianità, e tramite la musica è uno dei veicoli principali che funzionano meglio. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, come fossi una bambola.